Quando nasco io sono nero, quando cresco io sono nero, quando sto al sole io sono nero. Quando nasci tu sei rosa, quando cresci tu sei bianco, quando stai al sole tu diventi rosso. E allora perché tu chiami me bimbo di colore? 1-0 palla al centro. Noi bambini lo sappiamo, il mondo è colorato e a noi piacciono i colori. I grandi devono un po' essere educati. Forse è per questo motivo che la casa di moda Silvia Niche, durante il PT Bimbo di gennaio 2013, ha ingaggiato Kevin Prince-Boateng e Melissa Satta come testimonial per un progetto. One World, Zero Different, 100% love. In vendita una maglietta che potete acquistare sul sito www.silvianichekids.it. Per far parte della squadra! Sì! Il ricavato di questa vendita sarà devoluto in beneficenza. Bravo signor Niche, così mi piace! Stiamo andando da Silvia Niche a intervistare Boateng e la Melissa Satta. Avrei voluto intervistare io Boateng, ma non c'è stato verso di far cambiare idea al mio collega Dion. Quindi io intervisterò la Melissa Satta, che è comunque bellissima. Dai ragazzi, non c'è tempo da perdere, andiamo! There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone. Vediamo ora Dion alle prese con il suo idolo, Boateng. Ciao, io sono Dion. Qui siamo al PT Bimbo. Tu sei un giocatore del Milan. Cosa ci fai qua? Sono qua per te. Per fare un'intervista con te, no? E tu cosa fai qua? Io sono qua per intervistare. Ah, va bene. Che rapporto hai con la moda? Con la moda? Un buon rapporto, perché mia fidanzata è dentro la moda. Per quello... anche io devo entrare in questa moda. Mi hanno chiesto di farti domande sulla moda, ma io non resisto, sono un esordiente del Bologna. Come faccio ad arrivare al tuo livello? Al mio livello? Devo studiare tanto in scuola e dopo devo allenare tanto sul campo. E mai avuto momenti durante il tuo percorso in cui hai pensato di non farcela? Certo, tanti situazioni un po' duro, ma... dopo tu vuoi lavorare di più per arrivare in questo livello. Ti sei ispirato a qualcuno quando eri ragazzino? Non mi ricordo, questo è anni fa, ma sicuro sì. Un'ultima domanda, la domanda è, me lo fai un autografo? Certo, sempre. Grazie. Ma Dion, quando si parla di calcio, perdi l'ago della bussola. Vediamo un po' come sarà gravata Virginia con la sattola. Con la satta. Era perfetta quella. Sì. Ciao Melissa, come stai? Come mai sei a PT Bimbo? Ciao, bene, grazie. Sono a PT Bimbo per appoggiare questa iniziativa bellissima che appunto è stata fatta di One World. Per appunto dire ai bambini che siamo tutti uguali, per insegnare anche questa cosa a tutti i bambini. E niente, rispettiamo gli altri, rispettiamo le culture diverse, le religioni diverse, il colore della pelle diversa e quindi insomma è un insegnamento bello. Tu sei una ragazza che segue molto la moda, lo fai perché sei un personaggio pubblico o perché ti piace? Mi piace, sono un'appassionata di moda, lo sono sempre stata sin da bambina. Prima ero più indirizzata su tute, top, felpe, insomma scarpe da ginnastica, ero una super maschiaccia, mettiamola così,
E poi dopo crescendo, insomma, sono diventata più signorina e quindi ho iniziato ad amare anche i vestitini, le gonne, crescendo ancora di più i tacchi, e però insomma la moda è sempre stata un po' nel mio sangue, mi è piaciuta da subito, insomma, e quindi sono entrata in questo mondo che poi ho approfondito col mio lavoro, perché comunque adesso insomma lavoro anche nella moda, con campagne pubblicitarie, sfilate, in televisione comunque si gioca con trucco, capelli e abbigliamento, quindi insomma fa parte ormai anche del mio lavoro. Segui la moda solo nei look o anche per i colori che gli stilisti propongono? Seguo la moda in tutto e per tutto, mi piace giocare con i look ma anche con i colori. Non copio, mi piace prendere spunti da vari stilisti e poi li faccio miei e faccio il mio look personalizzato, ovviamente sempre seguendo le indicazioni degli stilisti. E quindi sì, mi piace anche giocare con i colori. Quando diventerai mamma, come ti piacerebbe vestire i tuoi bambini? Quando diventerò mamma? Ma sicuramente insomma giocherò un po' come gioco io con i miei look, mi divertirò a trovare i look magari più comodi ma anche più divertenti e carini per il bambino o la bambina, insomma. Quindi sì sì, seguirò anche la moda per loro, prenderò degli spunti. È difficile stare insieme a un giocatore famoso come Boateng? No, non è difficile, diciamo che ci sono dei sacrifici o delle piccole cose un po' più insomma complicate da gestire, ma penso che questo succeda un pochino in tutti i lavori. Lui è spesso in viaggio per lavoro, io sono spesso in viaggio per lavoro, quindi magari ogni tanto non ci si vede sempre, però insomma riusciamo a ritagliarci i nostri momenti e insomma e anche a vederci e a fare cose insieme, quindi è tutta una questione ormai di organizzazione. Tu sei una ragazza molto bella, non hai paura di invecchiare? Guarda, come ti stavo accennando prima, fra qualche anno dovrò combattere appunto con rughe, cellulite, eccetera, eccetera. Ancora tu, guarda, non ti preoccupare, sei molto lontana. Però no, non hai paura di invecchiare, no, insomma, mi piacerebbe sempre rimanere diciottenne magari, sai che hai meno pensieri, meno problemi, sei più spensierata. Però ogni età è bella, insomma, sono step della vita diversi, con esigenze diverse, quindi è bello viversi tutte le età. Per me sarei sempre bella comunque. Grazie. Da Virginia e Melissa, un saluto da Baby Fashion Channel. Ciao. Ciao. Insomma, avrei dovuto esserci io all'intervista.